qui, so che le vostre comunità stanno attraversando un momento difficile e quindi a maggior ragione grazie per aver trovato il tempo di venire ad ascoltarmi. Non vengo qui, come diceva il sindaco di Carlettini, a fare passerelle, anche perché non è questo l'obiettivo. Come diceva anche il sindaco di Lettini, il nostro obiettivo è prima di tutto quello di venire qui a mettere. Adesso mi vede? Sempre lei. Come diceva anche il sindaco di Lettini, il nostro obiettivo è prima di tutto venire qui a metterci la faccia su degli impegni. Io non sono venuto qui a dirvi vedremo, faremo. L'obiettivo nostro è, insieme al capo della protezione civile, il dottor Borrelli, al direttore regionale e a tutti coloro che stanno lavorando in questa fase di emergenza, è quello di stimare i danni. Il nostro obiettivo è stimare e quantificare in milioni di euro, immagino almeno, i danni che sono stati provocati da questa alluvione, da questo fenomeno alluvionale. Dopodiché, questo significa che possiamo essere pronti per la fine della settimana prossima, all'inizio dell'altra. In Consiglio dei Ministri avete il mio impegno che dichiareremo lo stato di emergenza e lo stato di calamità. Poi voglio dirvi un'altra cosa, e su questo devo dire che la protezione civile, il dottor Borrelli me lo ricorda ogni giorno, la dobbiamo smettere di spendere i soldi solo per mettere una toppa ai guai, perché non si sono spesi i soldi negli anni per fare prevenzione, sicurezza del territorio. Io non so che tutti lo hanno detto, ma da qui passano anche i cosiddetti investimenti. Per me questi sono gli investimenti. Gli investimenti sono nel capitale umano, quando investi nella possibilità di far trovare lavoro ad una persona, di formarla, di inserirla lavorativamente. Gli investimenti sono nelle imprese, quando gli consenti di andare avanti. Voi siete un territorio di imprese legate all'agricoltura e in cui chi è dipendente è anche un po' imprenditore, perché tutti quanti insieme ci credete tanto e portate queste eccellenze che sono solo di questo territorio in giro per il mondo, le fate diventare le eccellenze più importanti. E poi c'è l'investimento nel territorio. Una parte del territorio non è più sicuro, anche perché negli anni l'agricoltura è diminuita, perché la prima sicurezza del territorio la creavano gli agricoltori, curando la terra e facendola diventare sempre di più florida, sempre più curata. Man mano che questa professione un po' alla volta è andata riducendosi per le grandi difficoltà, io in questa regione ci ho girato in lungo e in largo, credo di averci fatto almeno 25.000 chilometri, 30.000 chilometri, con Giancarlo che non c'è perché sta andando a New York in questo momento, l'abbiamo vista in lungo e in largo. E devo dire che quando c'è stato prima l'evento sismico a Catania, nei comuni del catanese, ho detto a Giancarlo: facciamo venire i sindaci a Roma e troviamo una soluzione insieme alla protezione civile per arrivare all'obiettivo di riaprire le scuole, ci sono scuole chiuse. Mentre facevamo questo, cioè mentre io convocavo a Palazzo Chigi i sindaci, avveniva quello che è avvenuto qui in questi giorni. È inutile provare ad ammazzarlo perché sono tante senza andare, mi stanno divorando. Lo so, è l'alluvione. Vabbè, è chiaro ed evidente, infatti non mi lamento, però li vedo tutti che battono le mani non a me, ma per provare a fermare le zanzare. E quando è accaduto anche questo, ho detto va bene, mi trovo proprio con i sindaci del catanese che avevano subito il sisma, ho detto ci vediamo sabato in Sicilia, anche perché questa è una regione che ho molto a cuore, so che questa è una regione che ha bisogno di un'attenzione particolare, perché è una delle più deboli dal punto di vista sociale, dei livelli occupazionali, dei livelli di povertà, ma so che ha anche una grande forza. Io so che qui non ci state chiedendo aiuti, ma ci state chiedendo solo di essere rimessi in condizione di fare il vostro lavoro e di produrre le vostre eccellenze sia in Italia che nel mondo. Lo so benissimo, ed è per questo che quello che
dobbiamo fare è non solo ripristinare le cose come erano, non so quanto ci vorrà, ma ce la metteremo tutta, perché sono in una di quelle imprese in cui il proprietario, lo ringrazio per avermi aperto le porte della sua azienda, mi diceva non sappiamo per quanti anni ci saranno effetti di quello che è accaduto, speriamo il meno possibile, perché lo Stato ci sarà il più possibile, questo ve lo dico. Grazie. Però dobbiamo anche imparare tutti da quello che è accaduto, e quando si parla